C'è tanta neve! Come avete visto, la situazione è critica là fuori. Non penso proprio che riuscirò ad andare in ufficio, eppure c'è qualcosa che mi ronza in testa che dovevo fare oggi, che stavo cercando ieri e che volevo fare con la neve, ma non ricordo. Nevica fitto, ma i fiocchi... ma i fiocchi non sono così grandi. Buongiorno, salve, siamo in un nuovo episodio di Peo. Avevano detto al telegiornale che oggi sarebbe arrivato un freddo glaciale e così è stato, l'hanno promesso, l'hanno spedito ed è arrivato. Avevano anche detto che avrebbe nevicato molto, molto, avrebbe nevicato parecchio. E io ho pensato, voglio proprio una foto con la Polaroid nel mio bell'album di Peo, con la neve, non sarebbe magico? Ma sembra proprio che così non sarà, perché i fiocchetti sono piccoli piccoli. Ho pensato, magari succede come l'anno scorso, in cui sono entrato in ufficio alle 9 del mattino e alle 4 del pomeriggio c'era così tanta neve là fuori che ho fatto un disegnino sulla neve, che è questo qua, e la mia macchina non partiva più. Magari sarà così anche oggi, lo vedremo. Nel frattempo mi metto al lavoro e aspettiamo. Avete visto che cosa ho fatto? Ho preso la carne di ieri, l'ho portata qui, un po' di pane, un po' di stracchino, forno, pranzo perfetto, pulito, veloce, easy, quello che proprio ci vuole per i veri uomini per tornare immediatamente al lavoro. Che poi oggi Electric Topi alle 4 si esibisce perché lui fa hip hop, fa danza, è un vero fico. Non so se riuscirò a riprenderlo, spero di sì e di far vedere qualcosetta. E adesso però io mangerei, quindi a fra poco. Dunque, non so se si vede, ma non ha smesso di nevicare, ma dubito fortemente che con questa neve fitta, ma non proprio corposa, riusciremo a vedere una distesa di neve e soprattutto fargli una foto con la Polaroid. Quindi suppongo che la foto con la Polaroid la faremo al balletto di Electric Topi. Quindi io torno a lavorare una mezz'ora e poi andiamo là, penso, sì.
se si vede ancora, ma sì, sta ancora nevicando, fitto fitto, poco poco però, e la mia telecamera si sta bagnando nel frattempo, quindi andiamo a vedere questo spettacolo e facciamo la foto Electric Topi con la Polaroid per l'album di oggi, e chissà quando recupererò tutte le altre foto che devo recuperare per l'album, non lo so. Wow! Come avrete visto, sono salito a casa e non ho trovato la Polaroid, quindi potrebbe essere rimasta in ufficio, ma non mi ricordo mai dove la metto, perché non è proprio uno strumento che uso così spesso. E sì, questo rumore sono i tergicristalli che sarebbero da cambiare, però questa Polaroid mi fa impazzire e non so mai dove la metto. Ufficialmente un pullman questo. Sei carico? Bene. Allora, rettifico. So di avervi detto che andavamo a vedere un'esibizione di hip hop di Electric Topi, ma a quanto pare non ho capito un ceppo. È un'esibizione di ginnastica. Sì, di ginnastica, quindi sicuramente noiosa. Per cui probabilmente non so neanche se valeva la pena fare un video peo, ma eccoci qua. Ciao! Bene, adesso che noi abbiamo lasciato Topi e gli altri qui al palazzetto per l'esibizione, noi andiamo in ufficio a recuperare la Polaroid, se sta lì, perché non lo so, vado a vedere. Polaroid, non so dove l'ho messa. Dove sei? Cristo. C'è la neve! C'è la neve! Andiamo a casa! Lei, questa volta insieme a lui! Lui! C'è non abbastanza, ma a sufficienza per fare una foto con la Polaroid, quindi finché non trovo la Polaroid questo video non sarà concluso, siete d'accordo con me? Quindi non so se passeranno più giorni o già sarà domani quando l'avrò trovata, vediamo. Oh wow, ora è tutto chiaro. Quindi io dovrei ancora trovare la Polaroid, che non so dov'è. Qui a casa non c'è perché ho cercato dappertutto. L'unico posto dove può stare è in ufficio, ma probabilmente per quando riuscirò ad andarci questa fantastica neve non ci sarà più. Quindi aggiornamento a breve, suppongo. Siamo al secondo giorno di neve intensa, questa è la situazione. È surreale. Guardate che stalagmiti.
passato l'intera giornata ieri a casa perché la mia macchina non si muove, completamente sommersa dalla neve. Oggi per fortuna ho trovato un passaggio per venire in ufficio perché non ce la facevo proprio a stare un altro giorno con le mani in mano, quindi adesso mi do da fare mentre che fuori la tempesta continua, la tormenta di neve, e magari trovo anche la Polaroid, chi lo sa. Ma quando c'è abbastanza neve su un terrazzo per fare un pupazzo di neve, bisogna farsi due domande. Giorno 3. La neve si sta sciogliendo, ma non del tutto. E la mia macchina è ancora bloccata, quindi attendo un passaggio per l'ufficio. Oh, ho un cane. Ciao cane, che vuole dal mio cappello, cane? Quarto giorno di neve e oggi prendo la macchina. E non solo, ho trovato la Polaroid, quindi oggi chiudiamo questo episodio di Peo, ok? Con una bellissima foto di me della fatta con la Polaroid. Quindi andiamo in ufficio, signori. Ok, la neve potrebbe bloccare la mia uscita, ma ci proviamo lo stesso. Oh. Ok, ci proviamo. Wow, si muove la macchina, incredibile. Pensavo di no, infatti siamo... Ah! Esci macchina! Ah, siamo usciti dal buco di neve! Yessa! Wow, come slitta la macchina! Devo andare sì e no a 20 all'ora! Finalmente in ufficio con i miei mezzi, con la mia macchina, e ora dobbiamo fare questa bella foto con la Polaroid con la neve da mettere nell'album. Se ci fosse qualcun altro in ufficio sarebbe più facile, ma mi sa che dovrò andare con l'autoscatto, e l'autoscatto con una Polaroid sicuramente non è la cosa più facile del mondo, visto che devi prendere l'inquadratura dal buchino e sperare, se no avrei buttato via un euro, come è giusto che sia. Quindi andiamo. Ah, l'ho fatta letteralmente a caso. Non mi sono tagliato. What? Volevo fare il Praise the Sun sperando che torni il sole. Dai, non è male. Ho rischiato di tagliarmi la testa, ma non me la sono tagliata. Sono sano e salvo. Ecco la nostra foto. Yessa! Yessa! È ora di concludere questo video attaccando la nostra foto nel nostro magnifico... Fatemi zoomare... Magnifico, stavo dicendo, album! Di questa serie altrettanto magnifica. Devo ancora recuperare tutte le altre foto, prima o poi. Quindi, questa volta mi ricordo che la carta è adesiva. La mettiamo qui, carina carina, olè. Peo 11, siamo arrivati all'11esimo. Dopo diversi giorni di gelo e intense nevicate, solo un Praise the Sun poteva far tornare... Poteva forse far tornare il sole. E così ho fatto. Ed è proprio così che si conclude questo video. Mi raccomando, mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su se siete stati intrattenuti a dovere. Condividi e iscriviti. Ricordando che appunto questo è Electric.